corpo. Vai a inspirare e fuori l'aria. Io ho appena fatto un workout qui nello studio con una ragazza di un active people come voi, che sua sorella gli ha regalato una gift card e quindi oggi è venuta per la sua prima volta qui nello studio. Abbiamo fatto un bellissimo workout. Devo dirvi che sono sempre molto stupita di come siete bravi. Lei era veramente bravissima e mi succede spesso quando vi vedo anche nei video. Siete tutti super preparati, bravi. Andiamo avanti così, bravi, fuori l'aria. Vai a inspirare, espiro. Ultima volta, in, espiro. Andiamo solo con il braccio destro, 4, 3, 2. Portamelo qui davanti, spingilo bene e gira lo sguardo verso la spalla. Porta lo stesso braccio dietro, tiralo bene, mantieni le spalle in linea, scendi. Respiro. Cambiamo ancora. 4, 3, 2. Portiamo il braccio davanti, spingo, giro lo sguardo. 4, 3, 2. Porta lo stesso braccio dietro, lo tiri, mantieni le spalle lontane dalle orecchie, scendi. 4, 3, 2. E ritorna. Lascia le gambe aperte, attiva già gli addominali e andiamo ad allungarci sulla diagonale. 5, 4, 3, 2. Ho visto che prima mi avete chiesto che... Continuo qui con le braccia. Che filtro sto usando qui. Non ci sono tanti filtri qui su Foodspring e poi non sono marche, sono capace con i filtri. Questo è il primo filtro che c'è sul quando apri la diretta di Foodspring. Questo è il primo, non so come si chiama, non lo so, è un po' giallo perché non vedo neanche bene come mi vedete, perché c'è una luce gigante qua davanti. Vedo che mi vedete, perciò per me è importante questo. Come mi vedete, spero proprio decente, perché se sono proprio indecente è un casino guardare 60 minuti. Andiamo, 4, 3, 2. Per chi oggi è la prima volta che si allena con me, magari si chiederà perché sta riscaldando le gambe, visto che facciamo parte alta e addome, perché le anche li stiamo sempre utilizzando per quando facciamo gli addominali. Vieni su, scendi con me, una vertebra alla volta, piega le ginocchia ed espirando sali. Inspira e espira. Fermiamoci giù a terra, prendi i gomiti, lasciati andare. Morbida sulle spalle, sul collo, vai a dondolare per 4, 3, 2. Molto bene, fermi in centro, appoggio i quadri, 4 volte il gatto. Oggi il mood viola, avete visto? Inspiro e fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria. Dai, vedi com'è un movimento grande. Espiro. Inspiro, vai a leccare la testa in giù, spingi bene e ritorna con le ginocchia in appoggio, di nuovo espiro, spingo e di nuovo ginocchia in appoggio. Espira quando sposti bene bene il peso e ritorna. Ultima volta, spingo, ritorna. Stendiamo adesso le gambe, rimango in plank. Mantengo la posizione per 10 secondi, testa in linea con la colonna vertebrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Appoggio le ginocchia, rotazione dell'anca. Andiamo a sciogliere ancora un po' di più questa anca. Vi ho chiesto se avete visto che oggi il mood era viola, perché ho letto su internet qualche giorno fa che noi donne ci vestiamo sempre, cambia la gamba,
in base al nostro mood. Boh, non lo so, io oggi mi sono sentita così di mettere tutto viola. Ma non lo so se c'è qualcuno che se ne intende di queste cose. Qual è il mio mood di oggi? Se mi sono vestita di viola, se ho messo il tappetino viola. Perché voi avete qualcosa. Vai di nuovo in plan. Qua in Italia mi ricordo, penso che c'è qualche detto sul su questo colore, c'è qualche superstizione, boh, non lo so, qualcosina mi sa che avevo sentito. 4, 3, 2, cammina con i piedi, sali, vai con una corsetta. Siamo pronti o non siamo pronti? Facciamo 10 roll-up, roll-down e iniziamo. Dai, vieni con me. Lascia le gambe leggermente flesse, quindi non troppo piegate, un pochino più avanti. Fai già la retroversione, inspira, guarda l'obelico, lentamente ritorno, calma e tocco. In queste 10 ripetizioni provate a sentire vertebra con vertebra che scendete e salite. Fate lavorare tutta la colonna vertebrale, attivate gli addominali al massimo, inspira quando scendi, espira quando sali, inspira, non andare veloce, fallo con me, con calma, facciamo gli ultimi due, non li ho contati ma vanno, due in più vanno sempre bene, ok, va benissimo. Avete scelto, mi dovete quindi dire qual è il mio mood di oggi, se lo sapete, visto che mi sono vestita tutta di viola. Che marca sono le tue scarpe? Poi vi dico tutto, prometto. Secondo me, Gio, i tuoi completini sono uno più bello dell'altro. Che carini, grazie, grazie mille. Allora, iniziamo. Vi dico, prometto di dirvi il marchio di qualsiasi cosa ho addosso oggi. Prendete i pesetti con voi. Il viola porta sfortuna in teatro, così si dice. Speriamo che a me non porti sfortuna. Il viola in Italia è il colore del lutto. Come del lutto? Vabbè, niente, facciamo finta che non vi ho chiesto. Il mio colore preferito, però. Silvia, aiuta. Ma no, ma che brutte notizie. Ma dai, cioè il mio mood di oggi è proprio così messo male? Ma no, mi è anche sembrato di aver passato una giornata abbastanza decente. Ma dai, comunque, non scegliete come argomento di questa sera allora il colore viola, passiamo oltre. Dopo la lezione giuro che andrò a informarmi per bene perché sono rimasta un po' male. Non è così brutto, anzi a me piace il viola. Vabbè, niente. Andiamo così, con un peso più pesante che avete. Cioè, per esempio, io oggi ho scelto di lavorare per il primo esercizio con un peso da 5 kg. Vi faccio vedere cosa andiamo a fare, poi voi scegliete il peso. 30 secondi di lavoro, il peso lo porto al petto, ma non lo tengo con le mani, proprio proviamo ad appoggiarlo al petto, inspiro e fuori l'aria, 30 secondi così, poi andiamo avanti a corpo libero, vai, peso qui, si va a inspirare e butto l'aria fuori, attenzione alle gambe, devono essere i talloni un pochino più lontani dal vostro sedere. E provate a incollare il tallone al pavimento, non lo dovete alzare. Ma scusate, voi adesso niente, la mia testa è alla frase della Silvia che dice che è il colore del lutto. Ma nel mio paese è nero. Pensavo in tutto il mondo io. Ma cioè, quando muore qualcuno vado vestita di viola? Ma veramente? Ultima, continua mettendo i panni dietro la nuca, inspira,
Espiro. Inspira. No, ma la Silvia non ha detto quando vado a un funerale, la Silvia ha detto del lutto. Cioè, aspetta, devo capire. Comunque, io ho capito, avevo letto del tutto. In Italia il viola è il colore del tutto. Ho detto del tutto, cosa vuol dire? Invece, stop! Direi che questo primo esercizio mi ha un bel po' riscaldata. Guarda cosa devi fare adesso. Metti questo peso in centro e vai nel cane, piega le tue gambe, guarda, il movimento è questo, e poi vai avanti, ritorno e vado avanti. Mi sono messa anche così per farti vedere che devi andare a destra a sinistra, quindi scendo, passo qua, ritorno, passo qua. Dipende come te la senti, se la vuoi fare un po' più lento puoi fare un passo alla volta, intendo così. Passo, scendi, passo, scendi. Se invece sei più dinamico, un po' più dinamico il movimento. Andiamo a vedere insieme. Scegli la variante che va bene per te. 3, 2, 1. Parti. Scegli bene. E poi, cioè, mi aveva detto, ma adesso vengo a leggere. Questo primo round è un po'... Niente, la mia testa adesso sta pensando sempre a sto colore viola, che tra l'altro, a parte le calze che sono nere, sono proprio dalla testa al piede. Scendi bene. Ultima. Ok. Ah, molto bene. Terzo. Ok. Hai bisogno. Faccio sempre questo, dai. Io prendo sempre il peso da 5, però tu guardami. Le gambe vanno abbastanza dinamiche. Quindi vado qui. Sulle scapole, non scendere troppo con la gamba a terra perché la schiena non va in arcata. Vai, sulle scapole, spingi il peso. Vai, non mollare. Spingo. Oddio, 5 secondi. Lascia e continua cambiando la gamba, cambia la gamba e sali. Corpo libero. Attenzione, minimamente non devi inarcare la schiena. Mancano due. Ultima. Wow. Siamo in piedi per l'ultimo esercizio. Abbiamo così. Indicativamente io prendo un peso da 4 kg. Ok? E vado qui con le gambe leggermente flesse, braccia parallele, poi unisco i miei pesi. Andiamo a vedere cosa esce. 3, 2, 1, vado, spingo, braccia parallele, sali.
Continua. Braccia. Espiro. Prova a non aiutarti con la schiena, non dondolare. Le tue braccia devono essere leggermente flesse, un pochino rotonde. E la respirazione assolutamente fluida. Calma la discesa. Continua, continua. Espiro. Quindi braccia parallele. Controllo. Unisci. Ancora. Parallele. Chiudi, unisci. Spingo. Stop. Molto bene. Abbiamo quel peso, abbiamo l'altro peso. Pausa attiva un minuto. Visto che comunque la musica sta andando, proviamo a mettere qualcosina. Vi aspetto su, 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 vai. Vieni, vieni, vieni!
Ah, bene, ultima. Finisci, scendi, scendi, scendi. Ok. Già il corpo è molto più sciolto, questo esercizio è uscito meglio. Andiamo. Peso in centro. Andiamo con l'esercizio dinamico, ok? 4, 3, 2. Parti, scendi. Questo esercizio mi piacerebbe vedervi in un piccolo video. Scendi bene e spingi. Scendi. Leggerezza nel movimento. Non dobbiamo essere pesanti. E soprattutto, super controllo. Un bel ritmo. Vieni, vieni. Ancora. 10 secondi. Veloce ma con calma, in modo che se per caso
parte? Bene, ok? Guarda un attimo cosa dobbiamo fare. Sei nel cane, testa in giù. Ma come mi metto? Giusto per... così, meglio? Dai, mi metto così. Cane, testa in giù, scendi, pieghimi le gambe. Fai un passo sulla diagonale, verso il tuo palmo, e infili dentro il piede. Ritorni e fai un plank. Cane, testa in giù, passo sulla diagonale, infili il piede tra palmo e gamba, ritorni in plank. Allora, per impararlo bene, scendete di nuovo con me giù a terra. Dai, vi aspetto, venite con me. Vi vedo, che state a guardare e non fate con me. Facciamo 10 ripetizioni, poi facciamo una pausa attiva. Vieni con me. Palmo in appoggio. Stendete le gambe, fate la plank. Andate nel cane, testa in giù e piegate le gambe. Il petto deve andare verso le cosce. Spingi bene. Passo sulla diagonale e l'altro piede si infila qui dentro. E ritorno nella plank. Hop. Scendi. Passo sulla diagonale, infili il piede. Ritorno nella plank. Vai. Piego. Passo. Infilo. Ritorno. Stai. Cane. Passo. Infilo. Ritorno. Cane. Passo. Hop. E scendo. Hop. E scendo. Fammi due. Meglio? Qualcosina si è riuscito? Ok, meglio. Allora, se avete capito meglio adesso, prometto dopo la diretta di mettervi anche un video sulla mia pagina, così vi rimane. È un bellissimo, bellissimo esercizio, uno dei miei preferiti, perché ti fa soffrire un bel po', ecco. Vai con il secondo. Ivi, prontissima. Ok. Ma quindi alla fine avete scelto l'argomento? A parte quello che vi ho detto io del colore viola, che comunque giuro che dopo andrò a informarvi.
viola, cosa? Io ho una marea di cose viola. Vabbè, devo andare a vedere. Ma anche se fosse una cosa brutta, io faccio finta che sono straniera e me le c'è, vado avanti a vestirmi così. Perché le cose, cioè, a usare le cose viola, a me piacciono, come faccio? Ma mi dispiacerebbe fosse una cosa così brutta. Cioè, mi fa un po' di ansia. Comunque, parto con il primo esercizio. Ma noi il viola è... ecco, sì, infatti mi dispiace un sacco. Ah, ok, ok. Non è colore del lutto. Oh, vabbè, niente, come sempre non vi mettete d'accordo. Vabbè, comunque. Allora, no, cioè, che portavo un po' sfortuna, mi ricordo. Cioè, vi spiego questo. Sono andata a un matrimonio a Bucarest, nella mia città, e un mio amico mi ha visto con un abito viola e mi ha detto: no, ti sei vestita di viola a un matrimonio. A Bucarest, cioè in Romania, non vuol dire nulla che ti vesti di viola, nel senso, se no, non va bene se ti vesti in bianco perché c'è la sposa. Però da lì mi è rimasta in testa che voi avete qualcosa con il viola. Prometto che questa sera vado a informarmi. Eccomi qua con il primo esercizio del secondo circuito. Le gambe, stendetele più che riuscite. Non le portate troppo verso il naso, mantenetele in un angolo di 90 gradi, braccia tese. Questo lo facevamo dagli anni 80 e io oggi ho pensato di riproporvelo. Magari tanti di voi siete nate nel 90, perciò magari non l'avete mai provato, e oggi lo proviamo insieme. 30 secondi con peso, 30 secondi senza. Partiamo! Vai! Espira e sali! Vai, 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 vai! Espira. Anche qui non fate finta, alzate bene le scapole, non lavorate troppo con le braccia avanti e indietro. Spingo il peso e controllo il ritorno. Spingo buttando l'aria fuori. Espiro. 4. 3. 2. Lascia e continua, lascia sulle gambe, via. 1. 2. 3. Se ti fa male il collo, metti il palmo dentro la nuca per sostenere un pochino il tuo collo, ma non tirare la testa e appoggiare le scapole. Non fare questo come si fa solitamente in palestra, che vedi ai corsi, i signori che fanno così. Questa roba no. Siete degli active people, alzate le scapole, buttate l'aria fuori. 3, 2, stop. Cioè, su questa canzone dice qualcosa di sottofondo, sembra che qualcuno parla con me. Cioè, sembrava che qualcuno di voi mi diceva, boh, cosa che ne so qualcosa. Niente, questa roba del viola inizia a prendere delle sfumature strane. Io non sono superstiziosa, però insomma, ragazzi. Allora, non vi chiedo più nulla all'inizio della lezione, ve la chiedo alla fine, così non mi date brutte notizie. Push up, gomiti stretti, guarda cosa intendo. Retroversione del bacino, appoggia le ginocchia, inspira, espiro. Stendi le gambe, resta in plank, piedi, stai, appoggi. Quindi abbiamo un push up con i gomiti stretti per attivare di più i tricipiti. Stendi le gambe, fai la plank. Saltellino, non appoggi le ginocchia, fai la schiena super dritta, non in arcata e non su. Qua, ritorni nella plank. Sono stata abbastanza lenta? Andiamo insieme. Un minuto! Guarda cosa vuol dire gomito stretto, così che ti devi strisciare qui. Spingi, vai. Retroversione del bacino, gomito all'indietro. E inspiro. Stendi le gambe. Piedi. Stai. Appoggio. Inspiro, stai, stendi, piega, stai. Non devi appoggiare le ginocchia quando fai questo saltellino. Le ginocchia vanno vicino al pavimento. Si fa sempre il passaggio dalla plank. Abbiamo detto oggi focus braccio addominali. Questo è un super esercizio. Vai, 15 secondi.
esercizio e più pratica fate, meglio è. Cioè, vi lamentate, potete lamentarvi anche voi come me, ma basta che non vi fermate. Tanto io non vi sento, perciò lamentatevi. Vediamo i piedi. Vi faccio vedere prima di iniziare insieme. Fuori sedere, gomito chiuso. Ok? Qui mi sarebbe tanto piaciuto vedervi il colore della spiritualità. Già questo mi sembra più... Qui alla fine niente, l'argomento di questa sera l'ho scelto io, che era il colore viola e che finalmente state riprendendo dopo che mi avete dato queste notizie. Avete visto che non ci sono rimasta tanto contenta. Gomiti alti, si parte! Lenta la discesa, calma. Testa in linea con la colonna vertebrale. Spingo, viene. E spingo. Lentamente ritorna, vai ancora. Spingi. Mancano. 5. 4. 3. 2. E stop. Wow. Ok, allora, abbiamo una plank dove bisogna portare un peso un pochino più importante, quindi se avete 5, 6, anche 8 kg, secondo me vanno più che bene. Guarda cosa devi fare, portare il peso da una parte all'altra. Ok? Qua? Lo prendo, guarda il braccio, va all'interno a prenderlo. Facciamo 30 secondi, braccio all'interno, sposti, interno, sposti. 30 secondi di isometria sui gomiti. Via. Portate fuori dal tappetino il peso. Io perché odio i rumori, la metto sul tappetino. Vi ricordate che odio i rumori, vero? Ecco, il mio peso rimane sul tappetino, ma voi spostatelo fuori, allontanatevi di più, buttate l'aria fuori, non vi fermate, ultima, appoggiate i gomiti, non scendete, braccia parallele, stringi il gluteo, retroversione sul bacino e resti. Rimani, nessuno scende. Tutto quello che potete fare sono retroversione del bacino, spalle lontane dalle orecchie, stendere bene le ginocchia. 5, 4, 3, 2, stop. La curiosità. Queste canzoni sono le mie preferite, ma sono troppo belle. Ho trovato una playlist, canta roba. Ancora.
sì, assolutamente sì. Se per via della mia musica non ci chiudono la diretta, come sempre sarà salvatissima nelle IGTV di Foodspring. Per ora ci è andata bene, incrociamo le dita e speriamo che va tutto bene. Io sono prontissima, iniziamo il secondo e ultimo round di oggi. Vieni! Peso importante! Gambe alte! Peso! Partiamo, ispira quando stai! Più lontano.
soffriamo insieme? Non ci credo. Tutte io vi faccio questi inviti. Vabbè, niente. Grazie per aver sofferto insieme a me. Manca la pausa attiva. Comunque penso che siete d'accordo che se soffriamo insieme pesa meno. Vi sentite più leggeri. Pausa attiva, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su. Continua a respirare fluido. Scivoliamo avanti, andiamo nella sfinge, appoggiamo le gambe quasi unite e le spalle lontane dalle orecchie. Fatemi vedere un collo lunghissimo, la respirazione lunga. E fuori l'aria. Ancora inspiro. Inspira in centro e espirando fai una piccola torsione per guardare la tua caviglia. Inspira e espiro, giro, 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 giro. Inspiro ed espirando scendo. Spostiamo il peso sulle gambe. Mi lascio andare, prendiamo i palmi dietro la schiena, chiudiamo le scapole, scendiamo bene. Morbidi sul collo, appoggio i palmi a terra, lento, mentre saliamo l'ultimo la testa. Sciolgo le spalle, andiamo a fare insieme un grande inspiro. E fuori l'aria, ancora inspiro. E tutta l'aria fuori. Io sono molto contenta di cosa siamo riusciti a fare oggi insieme, spero anche voi. A me fanno ancora male l'interno coscia di giovedì. Buonasera Carlottina, buonasera. Giovedì abbiamo fatto un workout bello tosto su Zoom, quindi mi fa piacere. Silvia! Cuoricino viola, assolutamente. Plan sui gomiti, il mio punto debole. Felice che tu abbia inserito Gio, così mi rinforzo. Perché ormai vi conosco, so i vostri punti deboli. Vi mando un bacio grande, sono felice che abbiamo iniziato la settimana insieme. E ci vediamo lunedì prossimo, sempre qui su Foodspring. Sulla mia pagina adesso vi rifaccio quel secondo esercizio che avete fatto un po' di fatica di capire bene i movimenti, perché devo dire era un pochettino più tosto.
Quindi riguardate se volete il video e se no ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata, grazie.